Se date Masterpiece a True Dracula, io mi incazzo perché non è giusto. Cioè, nel senso, veramente. Porca puttana, Madonna. Scusi, signora. Madonna, è passata la mamma di Stefano. Scusi. Salute, sei live. Ciao. Ciao, Perfetto. ragazzi. Salve, stavamo parlando di True Dracula, però Allora. non è di lei. Insomma, Welcome ti vorrei back dare to the solo qua perché non esiste mai. live. Siamo qui con i membri del GGD stasera per farvi divertire come non mai, perché è uscita la banned list del gioco dello Yu-Gi-Oh! Allora, io devo essere sincero, non l'ho ancora guardata, però i miei amici mi hanno detto che cosa è successo. E se vi state chiedendo se Pendolo è diventato T1, no, la risposta è no. Dato che abbiamo qua dei massimi esponenti della Repubblica Ceca, che sono appunto Lorenzo Franzetti, denominato Berlusca, poi abbiamo il nostro Francesco Chiappedoro, Roby. Adesso vediamo un attimino cosa e perché questo gioco fa schifo. Allora, farei commentare come prima cosa la prima carta che purtroppo è andata in banned perché ABC era un mazzo troppo forte in questo meta. Stiamo appunto parlando di Union Carrier. Union Carrier è stato bannato No. perché equiparsi Double Iris a lui per poter sorgere la trappola era diventato sbagliato in pendolo. Quindi, siccome hanno visto che era una cosa troppo forte, hanno deciso: vabbè, dai, lo banniamo. Però adesso bando alle cazzate. Lorenzo, spiegaci cosa ne pensi di questa bannata. Vendere l'Xyz per Drytron. Ciao. Benissimo, quindi È una gran possiamo. bastardata comunque. Ok. Commercialata assurda, però ha aiutato veramente tanto il mazzo. Vabbè, perché poi so già cosa è stato dettato per Drytron, però così è veramente pesante, pesante. Cosa ha E perso diciamo Dytron che grazie a questa hit? fiducia in se stesso. No, ha Ok. perso veramente il modo di partire, perché il problema di Drytron era che se tu partivi con un nome più normal, fondamentalmente, giocavi. Se partivi solo con un nome più ben te, giocavi. Se parti con solo un nome adesso non giochi più, perché non puoi, non hai più modo per mandarti nome al cimitero di Drytron. Quindi devi maxare, cioè devi aumentare il ratio di Drytron, quindi vuol dire che il mazzo è meno stabile. Quindi esattamente, questa è stata l'opinione su Union Carrier. Quindi, vabbè, ovviamente il motivo era Dytron e Pendolo. Allora, poi scendendo un attimino giù per i bassi fondi di questa banned, andiamo ai mostri negri, in spagnolo, ovviamente, nero e spagnolo. Non se puoi da dire. No, 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 Ignazio, prepara lo scaffè. Allora, Buenos dias. Buenos Aires. Allora, il primo mostro di merda bannato, poi abbiamo Calamity. Vabbè, lo sapevamo tutti da 3 mesi a questa Io parte. no. Che... Vabbè, allora, raga, c'erano questi meme sul fatto che tipo lui poteva entrare in casa nostra, scoparci le mamme, quelle robe lì, e purtroppo è successo, quindi preventivamente l'hanno bannato. Allora, lui lo facevi con 2 livelli 9 e quindi ce ne voleva perché dovevi fare una trisciola, settare le tue trappole, aspettare che non te la buttassero giù, poi cercare di avere l'altra combo per farne un'altra. Sono più o meno certo che non sia così. Esattamente, no. Senza fare i cazzoni, appunto, io farei parlare un secondo Chiappedoro, che comunque giocava al mazzo prima di tutti. Calamity, prego. Era una carta abbastanza giusta da bannare, cioè nel senso, inizialmente no, perché il mazzo è uscito 5 mesi fa Virtual e di vedere Calamity già bannato, no, magari si pensava, almeno leggendo un po' in giro, Cloud Castle, che è quel sincro 9 che resta 9 dal cimitero, magari bannato, perché in quanto quel cazzo di sincro ti faceva il secondo VFD, magari un VFD lo fermi con gamma, droplet, quelle robe lì, il secondo un Però pochino più diciamo che difficile. toccare Cloud Castle era una cosa abbastanza che faceva ridere il culo, però diciamo, vabbè. Però era forte, fa Vabbè. abbastanza ridere, ma era forte. E quindi il problema era per Dytron, giusto? Ma poi Capiamo. toccare Anche Cloud un'altra Castle era una cosa. puttanata. Perché altri mazzi possono far VFD. Nobel fa VFD ma senza Cloud Castle. Questa è la cosa che mi ha sempre fatto ridere, non vuol Cloud dire Castle è niente. perché ne fai due in un turno. Ho capito, mica quello è il problema di Virtua, fare semplicemente un VFD, Però però. era un'hit leggera. Non si pensava fossero così pesanti. Vabbè, raga, Mio Fluffa non fa padre. VFD con 2 carte. Sì, e posso Pazienza, anche dai. dire che neanche Zefra lo fa più. Purtroppo Zefra dal mitico T1 che era ai tempi ci è crollato in un T3 pauroso. Chissà chi lo giocava fino ad adesso. Allora andiamo avanti, esaminiamo ancora una volta la banned e scoriamo che Calamity ci ha rotto i coglioni. Procediamo a un'altra carta che questo pelato giocava sicuramente in Zefra, che era S0. S0 è stato anche lui
toccato. Indovinate chi ha comprato a 30 euro l'engine numero, esattamente sono io. E il problema è che adesso non possiamo più staccare uno in stand-by e prendere gamma, come ci insegna Stefano. Ma facciamo parlare ancora una volta Lore, che comunque... lui giocava S0 ai tempi di Pendolo dentro per no, Beatrice. Assolutamente no. Lore non si aspettava che S0 venisse bannato, ad esempio. No, S0 è una carta di merda per me. Cioè, nel senso, chiaramente se risolve è forte, però è un po' come dire banniamo Mistake perché se l'opera una out ha perso. Cioè, non so, bannare S0 è una cosa che mi ha sempre fatto ridere, perché S0 è soltanto il turno dell'oppo, quindi vuol dire che tributo al dannato, se fosse rapida te lo auta, cioè una cosa troppo stupida per un S0. Teneva un equilibrio coi control, voglio dire, cioè se tu facevi S0 a, non so, all'ultimo local, giocavo Shadow con le trappole, mi hai fatto S0, ok, va bene, però se becchi un combo e in quel momento non ha un out, chiaramente S0 può essere una carta forte. Dovrebbe uscire un archetipo che permetteva di fare S0 molto facile. Esattamente. Allora, scorrendo poi ancora pian pianino la banned, comunque passiamo sopra il reparto delle bannate, non ci sono più, quindi sono state toccate soltanto questi tre, soltanto, morti 2T1, ma perché sono quasi morti 2T1? Perché arriviamo alle limitate, se passi per la strada posso prenderti, lo sai, può trasformarsi in cattivi, poi sono dei guai. Abbiamo appunto Benten. Io farei riparlare Lorenzo, che è un po' affranto, e lo intervistiamo. Raga, lo prendo proprio nel culo per dover parlare di tutta la banned. Sì, io purtroppo... giocavo Drytron. Sì. Ciao, sono Lorenzo. Vabbè, raga, più che altro Benten e Carrier insieme è pesante, veramente un hit pesante. Sicuramente togliendo due Benten hai reso il mazzo molto più fragile, ma veramente tanto, perché lo rendi più stabile da Droll. Beh, chiaramente adesso mi aspetto che Droll venga magari giocato di meno, perché è vero, è forte contro Dragon League, ma Drytron non lo so, lo giocheranno all'ICS in Uganda. Cioè, io dicevo, me l'aspettavo late su Benten, però non in contemporanea quella di Carrier. Nel momento in cui tu giochi Megalith, una Benten ti basta, però ti rende comunque molto meno stabile. Ma intervistiamo subito e passiamo così di botto al motivo per cui Stefano è entrato, ovvero per ringraziare la Konami per quella merda di Trucking Return che ha 3. Prego Stefano, prego. Ringrazio Konami per aver letto la mia email di far tornare Return a 3. Ogni volta che scrivo le mie vanno negli spam, quanto pare. Perché... ho mandato un'email anche per te, ma hanno detto che per far tornare Return a 3 dovevano far rimanere bannato Electrumite. Ho detto va bene. È uno scambio comunque assolutamente soddisfacente, perché rifiutare e prendere Return a 3, porca madonna. Tanto seriamente, Trucking a 3, in una parola, cosa fa nel meta? Me ne strafotto la minchia. È più di una parola, però. Allora aspetta, un solo commento da True Draco Player. Va bene. Noi True Draco Player siamo felicissimi che Eldritch sia intoccato. Basta, a posto. Raga, voglio levarmi dal cazzo di True Draco Return. Allora, le altre carte che sono tornate a 3, parliamo prima delle cazzone, poi facciamo un discorso serio. Allora, è tornato Deuloren della barriera di cazzo di ghiaccio. È tornato, mi hanno detto, con un'errata. Sarà un per turn, penso. Un per turn, ti rimbalzi le tue scoperte in mano, un numero a tua scelta e... basta, qualcosa si pompa ai 500, però okay, ti rimbalzi le scoperte. È fortissimo in pendolo. Le persone che giocavano quella carta lì saranno molto contente. Esattamente. Poi, ragazzi, altra carta incredibile che è tornata a 3 è il Mister Draco Prominenza, puttana di una Madonna lurida. Indovinate, pendolo, quanti ne giocava prima? Uno, esattamente. Sempre ne ha giocati uno. E ne servono 3? No. Assolutamente no, però la Konami ovviamente ti tira addosso la merda, neanche ti chiede scusa. Sappiamo tutti che il pendolo volevano Wavering Eyes, però... cioè, Buga non sembra più così forte. Allora ragazzi, il problema di Gnister, porca puttana, è che in questo meta attaccare. Esatto. Quindi quello che serviva era praticamente Draco Face Off. Indovinate se la Konami poteva dare Draco Face Off? No. Ci danno le Doremi Cord. Adesso sbucco come un fungo d'inverno. Eccomi qui. Allora, non serve a niente in questo momento, ragazzi. Cioè, Draco Prominenza appunto era forte, perché mi dicevano i miei colleghi che spaccava le scale dell'oppo, puliva il terreno, faceva meno due. Vero, invece con Prominenza era devastante. Sì, ma 6 anni fa però, Stefano. Oltre a Trucking Return, che mi pare sia la penultima carta, l'ultima carta che ha potuto tornare è Fireball Dragon, che ha 3. Con l'errata, però. Non è assolutamente una commercialata, non è assolutamente un boost per porca troia di Gnister di merda, non è assolutamente niente. No.
faccio un salutone e un ringraziamento alla Konami per la banner. Grazie mille per i Mister a 3, ne avevamo veramente bisogno. Un salutone da parte dei membri del GGT, Lorenzo, Francesco, Stefano, Roby e il sottoscritto. Grazie per essere passati. E ragazzi, grazie mille per la visione.